L'amore è un acceleratore che scatena la passione. Io corro verso il tuo cuore in cerca del tuo bosone. Più forte la velocità, più intensa la collisione, che forse rivelerà qualcosa sul tuo bosone. Se tu mi bombarderai con il tuo fascio di ioni, quando mi risveglierai saprai tutto dei miei bosoni. Ginevra ci nasconderà in un'altra dimensione, e quando ti risveglierai saprai tutte le mie canzoni. Oh! Bosone e via dicendo. Il cielo o l'universo in una stanza, o anche tutte e due. Continuiamo la conversazione su questi misteri e meraviglie della fisica con Antonio Zoccoli. Quindi, professore, si diceva del bosone, siamo arrivati a questo famoso bosone X, la data anche forse della grande scoperta, e questa scoperta che ha ritardato moltissimi anni, perché per 50 anni avete confidato in un'ipotesi che non era stata verificata. Qualche dubbio anche che fosse giusta o sbagliata vi sarà venuto. Ma quello sicuramente, di dubbi ce n'erano tanti, e questa è una riprova, secondo me, di come il metodo sperimentale funzioni. Ora, nella fisica tu puoi fare tante ipotesi, elaborare tante teorie che possono essere tutte ragionevoli, ma poi alla fine di tutte queste teorie l'unica giusta è quella che viene verificata sperimentalmente, e questo è quello che è successo col bosone di Higgs. Ora, Higgs, 50 anni prima della scoperta, aveva ipotizzato che ci fosse questo meccanismo che sostanzialmente si fosse creato poco dopo il Big Bang, questo campo, come una specie di transizione di stato, come quando l'acqua diventa ghiaccio o viceversa, quindi un cambiamento nello stato dell'universo, e in questo cambiamento di stato le particelle hanno assunto massa. Uno dei misteri è perché le particelle hanno massa e perché hanno masse diverse una dall'altra. Bene, questo lo fa il campo di Higgs, che assegna all'elettrone una certa massa, al muone una massa più grande e via dicendo, quark ha masse ancora diverse, e quindi fa sì che le diverse particelle abbiano tutte una massa diversa. Questo era il meccanismo che Higgs aveva elaborato per rispondere a questa domanda: da dove nasce la massa delle particelle che compongono l'universo? Bene, lui fa questa ipotesi 50 anni prima, e ovviamente era una delle ipotesi più accreditate, faceva funzionare tutto, però bisognava verificare che questa fosse quella vera, e la costruzione di questa gigantesca impresa ha fatto sì che questa ipotesi sia stata verificata. Alla fine, nel 2012, quando c'è stato l'annuncio, è stato chiaro che la teoria era giusta, ma fino a quel momento era un'ipotesi, era una teoria come tante altre, e questo l'ha discriminata. Ed è bellissimo vedere il filmato in cui viene annunciata la scoperta, l'emozione che c'è sia nelle persone che hanno lavorato negli esperimenti, in Fabiola Gianotti, che era allora lo spokesperson dell'esperimento ATLAS, di cui anche io facevo parte all'epoca. È stato veramente emozionante, perché hai fatto una scoperta, hai ottenuto uno di quei, hai vissuto uno di quei momenti unici nella ricerca, in cui trovi qualcosa, realizzi che hai fatto qualcosa di grande. Bene, ma è bellissimo vedere anche l'emozione di Peter Higgs, e alla fine fa quasi tenerezza, perché è intervistato sentendo a domanda: ma cosa prova? Lui dice, emozionato: ma veramente non avrei mai pensato che quello che ho ipotizzato 50 anni fa fosse vero. E questa è emozionante, perché io scherzavo, perché, no, è un'ipotesi come tante altre, ma cavolo, veramente funziona, perché molte volte uno fa un'ipotesi, beh, questa potrebbe essere una soluzione, ma poi non lo sai alla fine se è un'ipotesi ragionevole o no. È stata bella la sincerità e l'emozione dell'uomo, dice: cavolo, l'ho ipotizzato 50 anni fa e adesso mi rendo conto che è vera. Una cosa fantastica per una persona. È un'emozione unica, che poi è stata premiata con il premio Nobel, giustamente, perché un'impresa di questo genere
avviene poche volte. Io ho avuto il privilegio di vivere un momento come questo, è stato veramente emozionante, è il sogno di molti ricercatori. Beh, sicuramente è un momento importante, certamente. Volevo solo fare una riflessione. Avete visto come l'uomo si ingegna? Avevamo un limite, un muro invalicabile 380.000 anni fa e per una via diversa, cambiando strada, cambiando prospettiva, siamo riusciti ad arrivare a pochi istanti dopo il Big Bang. Questa è un'altra delle capacità dell'uomo. Quando una strada difficile non riesco a percorrerla, ne trovo un'alternativa e riesco ad aggirare l'ostacolo. Io suggerirei di interrompersi momentaneamente, andare a vedere le stelle un attimo fuori, se sono sempre fermi, se è cambiato qualcosa. Preparo altre canzoni. Molto volentieri. Ginella ci nasconderà in un'altra dimensione e quando ti risveglierai saprai tutte le mie canzoni. Bosone e via dicendo. È il bosone di Higgs.